Buongiorno, iniziamo allora una sessione ulteriore che riguarda la riabilitazione logopedica e psicomotoria. Io sono il dottor Merlo, sono responsabile del reparto di dietetica della degenza ordinaria all'ospedale azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Molinette. Scusate, devo sempre fare un respiro alla fine di questa lunga presentazione. E inizio purtroppo con il dispiacere di una defezione, e cioè la defezione del dottor Petracco, che è uno psicologo che ha sempre collaborato con noi in reparto e avrei avuto piacere che partecipasse a questa sessione. Purtroppo non è potuto essere qui per problemi di salute, quindi vi porto i suoi saluti. Però riguardo questo argomento mi piacerebbe spendere due parole perché nella riabilitazione di questi pazienti gli aspetti psicologici sono sempre diciamo, poco considerati, poco trattati e invece sono ovviamente molto importanti. Dovete pensare che i pazienti che passano dal nostro reparto sono pazienti in una fase acuta di malattia, dopo interventi chirurgici, dopo eventi traumatici che li portano dall'oggi al domani ad avere una stomia, ad avere una dipendenza da nutrizione parenterale e quindi si risvegliano da un incubo, è un vero e proprio trauma per loro. E quindi la riabilitazione che cerchiamo di fare in questi pazienti è una riabilitazione a tutto tondo, nutrizionale, ma anche motoria, perché molto spesso sono pazienti che hanno allettamenti protratti, hanno lunghe permanenze in terapia intensiva, incontrano molti interventi chirurgici molto spesso, e quindi tutti questi elementi ovviamente impattano pesantemente da un punto di vista psicologico ed emotivo. E lo psicologo, insomma, riprendendo il discorso sulla multidisciplinarità, è certamente una figura fondamentale nella riabilitazione di questi malati. Aggiungo che è una figura importante anche all'interno dell'equipe di cura, lo psicologo, perché aiuta anche noi a essere più centrati sul paziente. Noi sappiamo che le linee guida ci consigliano sempre di più di lavorare con un approccio patient-centered, cioè il più possibile cercare di centrare il nostro intervento sulle necessità del paziente. Molto spesso le necessità del paziente sono un po' diverse dalle necessità del clinico. Molti studi di letteratura dimostrano che noi molto spesso valorizziamo degli aspetti che per i pazienti hanno minore importanza o viceversa non valorizziamo degli aspetti che per i pazienti sono molto importanti per la loro qualità di vita. E allora lo psicologo ci aiuta a riconciliare due visioni che spesso non vanno insieme e poi certamente aiuta questi pazienti ad affrontare un percorso difficile che però è un percorso di riabilitazione che li porta, fortunatamente nella maggior parte dei casi, a recuperare la propria vita, il proprio lavoro, le proprie abitudini e a ritornare a casa, certamente con una prospettiva diversa, ma cercando di ripristinare il più possibile una situazione di normalità e di qualità di vita. Quindi è auspicabile che nei gruppi di cura, nell'equipe di cura, lo psicologo sia sempre presente, non soltanto nelle fasi acute del paziente ospedalizzato, ma anche nella gestione successiva alla dimissione dall'ospedale. Purtroppo sappiamo che le risorse sono molto limitate e non è molto semplice riuscire a fare in modo che questi pazienti abbiano accesso anche alle cure psicologiche, ma dobbiamo cercare in tutti i modi di integrare anche queste figure nei nostri gruppi di cura. Detto questo, iniziamo con le relazioni e chiamerei a parlare il dottor Mazzei. Che non c'è. E allora,
Iniziamo col dottor Piovano. Dottor Piovano, che è un fisioterapista che lavora nell'ospedale in cui lavoro anch'io, con cui abbiamo condiviso molti pazienti, molti casi. Lui è un fisioterapista che si occupa proprio della riabilitazione di questi pazienti nelle fasi precoci, dopo gli eventi acuti, e quindi ha una grande esperienza e ci porta la sua testimonianza sulla riabilitazione nel paziente con insufficienza intestinale. Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Fabio Merlo per la fiducia assegnatami nel chiamarmi qui. Sì, è un trentennio che io mi occupo in maniera sempre più esclusiva perché ho cercato di ridurre sempre di più i miei reparti in cui presto la mia opera, lavorando quindi negli ultimi anni sempre di più per il trapianto epatico, nelle fasi dell'area critica pre e post chirurgica e la chirurgia addominale. E quindi questo mi ha dato la fortuna appunto di lavorare anche nella nutrizione clinica, che è un reparto che ha presentato sempre casistiche di pazienti molto impegnative e molto stimolanti. Quindi può sembrare ripetitivo, ma assolutamente ho voluto iniziare con quella che è l'evidenza che la riabilitazione deve essere effettuata solo con una presa in carico integrata del paziente. Questo vuole dire portare realmente all'interno della propria opera riabilitativa la capacità di interagire con le figure dell'equipe. Interagire con le figure dell'equipe vuol dire che il passaggio nel reparto di degenza prevede un primo passaggio dal paziente, che è un passaggio di osservazione, un primo passaggio di comunicazione con gli altri membri dell'equipe, il medico, l'infermiere e così via, per capire realmente qual è la condizione quotidianamente del paziente e quindi proporre in modo adeguato delle scelte riabilitative che devono essere modulate, così come devono essere modulati gli obiettivi che ogni giorno devono essere proposti e devono essere comunque concertati in via comune all'interno dell'equipe. Io ho individuato un elenco di elementi che io metterei in correlazione con la presa in carico integrata e con questi obiettivi comuni. Quindi la presa in carico integrata la vedo come un contatto continuo del fisioterapista con il personale medico di reparto, e così come con il resto delle figure professionali del reparto, come l'infermiere professionale, che insieme all'operatore sociosanitario sono ad uno stretto contatto con il paziente in modo costante e ricevono consegne anche che in modo continuo ci danno un'idea dell'andamento dello status del paziente. Ci tengo a puntualizzare che questo contatto è un contatto non sulla carta, ma è un contatto reale, perché in assenza di questa presa in carico comune, il paziente stesso all'interno di questa operazione delicata della presa in carico non avvertirebbe la sua centralità in questa operazione. All'interno della presa in carico del paziente integrata noi cerchiamo sempre di integrare la figura del caregiver quando è possibile, quando il periodo storico ce lo permette, cosa che purtroppo ultimamente ci ha messi un pochettino in difficoltà, ma è fondamentale per la prosecuzione della cura riabilitativa. La cura riabilitativa assolutamente deve essere chiaro che non è
esaurita nel passaggio del fisioterapista al letto del paziente. La cura riabilitativa è un qualche cosa che concerne una serie di elementi in più che si vedono poi nell'identificazione a questo punto degli obiettivi. Io rileggerei al contrario allora questo elenco. Quando si parla di obiettivi riabilitativi c'è una centralità del paziente che deve assolutamente essere sempre protagonista, deve sempre essere rimodulata e rivalutata la situazione del paziente per avere obiettivi che siano concreti, che siano realistici, che siano chiari al paziente innanzitutto, perché senza la chiarezza con il paziente dell'obiettivo che vogliamo perseguire e quindi del percorso che vogliamo attuare, non riusciamo ad arrivare sicuramente ad ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Allora, rileggendo questo, in questo modo il nostro elenco, è chiaro che il caregiver è un elemento di nuovo fondamentale per noi, perché ci dà la possibilità di assistere il paziente in quelle che possono essere delle operazioni riabilitative che potrebbero avere un margine di rischio e quindi possono sia tutelare il paziente da questo punto di vista, come anche stimolarlo, continuare con quella che è una stimolazione che noi dobbiamo cercare sempre di portare per tenere alta quella che è la collaborazione del paziente. Infermiere professionale, così come l'operatore sociosanitario e il medico, se noi abbiamo una modalità di approccio di questo tipo, non ci vedono passare come delle figure esterne al reparto, e credo che questo Fabio lo abbia notato, che io lo ricerco molto perché sono convinto che l'integrazione della figura del riabilitatore all'interno dei reparti in cui lavora deve portare quello che è una visione riabilitativa in modo non imperativo, non assolutistico, ma assolutamente invece deve far capire quanto il percorso riabilitativo possa aiutare anche la professione dell'infermiere e dell'assistente dell'operatore sociosanitario nell'opera di nursing al paziente, e come può aiutare il personale medico nell'individuare dei percorsi più veloci di dimissione del paziente, quindi di conclusione del percorso di cure in ospedale. L'operatore in generale, io parlo dell'operatore riabilitativo, deve avere quindi un'adattabilità. Non esiste un'ora di passaggio, faccio degli esempi concreti, ma non è che se io vado alle 10 del mattino il paziente ha avuto una problematica legata alla stomia per cui ha dovuto rifare delle procedure e finisce il mio momento riabilitativo. Io devo cercare di essere adattabile a quelle che sono le necessità del paziente. Il paziente può essere in momenti di crisi di svariato tipo, ci possono essere problematiche dal punto di vista fisico, spossatezza, piuttosto che spossatezza anche solamente in relazione alle opere di nursing del personale infermieristico, oppure di qualche pratica medica, oppure da una nottata difficile. Io devo essere adattabile a quello che è una disponibilità del paziente e quindi cercare di andare incontro alle sue necessità, ma devo avere anche la capacità e la possibilità di avere un'adeguata formazione. L'adeguata formazione non va solamente in quelle che sono le pratiche mie, di cui oggi io non voglio tediare sicuramente la platea andando in maniera tecnica a dire quali sono le tecniche riabilitative che io posso applicare, ma la mia formazione deve essere tutto tondo, deve essere una formazione che permetta l'approccio relazionale con il paziente, l'approccio comunicativo con il paziente, con il caregiver e con il resto dell'equipe. Devo avere una capacità mia di adattare il mio intervento a quelle che sono le difficoltà di accettazione di questo intervento, che a volte è faticoso, a volte disturba quelle che sono dei momenti in cui il paziente presenta appunto problematiche non solo fisiche.
Infatti le problematiche del paziente che io ho messo in elenco vogliono mettere in primo piano le problematiche psicologiche. Sono pazienti a volte che subiscono delle chirurgie che sono chirurgie pesanti, a volte sono chirurgie che lasciano quindi una novità gestionale che è quella della stomia o di più stomie. A volte lasciano quelle che sono delle gestioni di argomenti molto delicati, perché una stomia che si stacca piuttosto che una stomia che si riempie e che non viene riconosciuta all'inizio, una stomia che deve essere gestita e il paziente non ha ancora la lucidità, la tranquillità per poterlo fare, crea sicuramente delle condizioni di barriera per quelle che sono poi delle altre diciamo degli altri tentativi di intervento, quali quello riabilitativo. Le problematiche del paziente, come abbiamo visto nelle altre relazioni, possono essere quelle carenziali, che quindi possono comportare problematiche che vanno dal muscolare al neurologico e che quindi possono creare problemi poi di risposta alle nostre proposte. La cronicità di queste patologie prese in considerazione oggi possono anche portare a quelle che sono degli allettamenti con tutti gli elementi che comporta un allettamento, dai decubiti a quelle che sono i decondizionamenti e quindi creano ulteriori difficoltà o barriere. Il post chirurgico rappresenta una problematica sostanziale anche per noi, perché il paziente solitamente si ritrova con una pancia che è occupata dai passaggi chirurgici, è occupata dalle stomie, è occupata dai drenaggi, e quindi l'impaccio, già solamente l'impaccio tecnico, risulta essere una barriera per quello che è l'approccio riabilitativo. La paura del creare ulteriori problemi, del risentire dolore, del ricreare dolore ancora di più. A queste problematiche che ho individuato come quelle principali, ho individuato altre, ho aggiunto quelle che possono essere delle alterazioni che si associano a questi problemi principali. Quindi nelle problematiche secondarie sicuramente possiamo prendere in considerazione quelle che sono le alterazioni steniche. Sono pazienti facilmente affaticabili, ma si parte già da una base di fatigue, cioè quindi di patologia della fatica. Quindi un inquadramento della fatica che se si può tradurre, si deve tradurre come una fatica spropositata, una fatica che il paziente ti dice non in riferimento a un qualche cosa che ha fatto, ma una fatica di base. Ci possono essere, in relazione a quelle che abbiamo visto, le problematiche principali, le alterazioni muscoloscheletriche, quindi dalle sarcopenie a quelle che sono le problematiche sequenziali al problema delle osteopenie, oppure anche quelle problematiche conseguenti all'allettamento e quindi alle riduzioni delle ampiezze muscolari, quindi delle ampiezze articolari, quindi quello che coinvolge di più le componenti molli periarticolari. Le alterazioni cardiocircolatorie sono all'ordine del giorno, perché un paziente defedato, un paziente che ha alterazioni di quello che è il bilancio, può presentare una tachicardia, può presentare quindi un valore basale cardiologico che poi in associazione a quella che è la valutazione del medico, una volta che si esclude che possa essere un'aritmia patologica, ma solo una tachicardia, non risulta essere una barriera assoluta alla riabilitazione, però sicuramente la può caratterizzare. Le alterazioni che si possono associare sono quelle respiratorie, perché i pazienti che subiscono chirurgia addominale si portano dietro anche quelle che possono essere delle difficoltà ad utilizzare la funzione principale della respirazione, ovvero dell'attività diaframmatica e la compliance addominale. Per cui bisogna stare attenti, perché strettamente in correlazione con le problematiche respiratorie, se non affrontate anche da un punto di vista motorio, ci sono tutte le sequele di infezioni polmonari che possono peggiorare il quadro clinico.
Le alterazioni quindi che abbiamo citato prima portano a quelle che sono delle alterazioni funzionali, la perdita di funzione, quindi l'incapacità del paziente alla mobilizzazione nel letto o alla mobilizzazione fuori dal letto porta a quelle che sono delle perdite di autonomia. Le perdite di autonomia coinvolgono ancora una volta l'aspetto psicologico e quindi vanno a chiudere un cerchio che poi può essere un cerchio di perdita. Quindi è importante innanzitutto capire che sono pazienti che devono lavorare subito sul recupero dell'endurance muscolare, che non vuole dire esercizi particolarmente pesanti, ma esercizi che devono essere ripetuti, brevi tratti di attività di esercizio riabilitativo ripetuto più volte nella giornata. Quindi in questo modo posso avere uno spazio riabilitativo nella giornata più ampio, ma distribuito e quindi meno faticoso per il paziente, o comunque percepito come meno faticoso. All'interno di questo recupero dell'endurance io metto sempre in primo luogo la ricerca di quella che è una gestione anche minima delle autonomie, vale a dire deve esserci un tavolino non muto, deve esserci una possibilità che il paziente sul suo comodino abbia delle cose a cui accedere, che possono essere cose quali dei device di comunicazione, piuttosto che qualche cosa che possa creargli l'opportunità di iniziare a gestire quello che è il post-operatorio o ricominciare a gestire quello che è una fase post-critica. Per cui è fondamentale farla partire non appena possibile, non appena la compliance del paziente te lo permette. Il recupero articolare rientra nelle specificità della mia attività, ma è importante sapere e comunicare al paziente che quando lo si fa, e magari comporta anche quelle che possono essere delle riacutizzazioni di una dolorabilità a livello articolare, ci servono come precursori di quello, precursori di quella che sarà un'attività funzionale successiva. Io se non correggo e non mantengo una tibiotarsica libera, se non mantengo dei rapporti articolari a livello del ginocchio e dell'anca liberi, non avrò poi un riallineamento posturale antigravitario tale che mi permetta di favorire al paziente il passaggio in stazione retta e del gestire questa stazione retta in modo funzionale. Per cui la ricerca della funzionalità fa sì che il riabilitatore sia visto nel reparto non come chi passa e applica due tecniche all'interno del rapporto con il paziente e dopodiché ha finito e ha esaurito. No, il fisioterapista deve effettuare quello che il personale di nursing non è tenuto a fare. Io non devo andare a far camminare un paziente che cammina. Il paziente che cammina dovrò farlo camminare di più o fargli fare le scale. Il paziente che ha allettato dovrò dargli quelli che sono degli elementi di possibilità di lavoro autonomo o in associazione al personale di assistenza che gli permetta di vedere l'obiettivo che si avvicina. Per cui un paziente che non sta ancora in piedi, che non può ancora mettersi in piedi, può già stare in piedi. Quindi supportato, aiutato con gli ausili, con le modalità che dovranno essere consigliate, però dovrà essere accompagnato da noi in quelle che sono le evoluzioni riabilitative che non spettano e non devono essere a carico dell'infermiere, anzi devono essere poi a servizio dell'azione di nursing. Tutto ciò che abbiamo detto, a tutto ciò che abbiamo detto aggiungerei anche quella che è una cosa importante, cioè il recupero della compliance cardiocircolatoria e respiratoria. Come abbiamo detto prima, sono pazienti che andando incontro a quelle che sono dei condizionamenti dovranno essere riadattati alla fatica, e quindi il riadattamento coinvolge in primo luogo questi due aspetti. Quindi istruzione ed autonomizzazione precoce del paziente nel percorso riabilitativo come elemento fondamentale. Il paziente deve sapere che quell'esercizio non è fine a se stesso, ma è funzionale ad un recupero che deve vedere spendibile nella sua vita sociale, nella sua vita funzionale, negli aspetti più funzionali.
Quindi vedere in maniera interfaccio bionivoco il recupero selettivo e il recupero funzionale. Se io addestro un quadricipite, se gli do l'opportunità di rinforzare un quadricipite o un estensore dell'anca, al paziente dovrà subito essere data la possibilità di esercitarlo, magari in appoggio fisso, ma al potersi mettere in stazione retta, quando senza l'appoggio fisso e senza l'assistenza di un caregiver non potrebbe ancora farlo, perché magari deve stabilizzare il ginocchio in aiuto. Però è per rendere l'idea che deve esserci subito una ricerca del recupero funzionale. Tutto questo per cercare, laddove possibile, di mantenere il più possibile una capacità e una possibilità di relazione che sia valida. Dobbiamo evitare che quelli che sono i disturbi psicologici legati alla cronicità o all'aggressività dell'intervento medico-chirurgico e della malattia, ovviamente, alla base, possano ridurre quelle che sono le intenzionalità di relazione anche del paziente. E laddove questo avviene, è importante cercarne subito la riacquisizione. Grazie. Complimenti Davide per la bella relazione. Comunico l'assenza purtroppo anche del dottor Mazzei, e quindi che avrebbe dovuto parlare di attività fisica nel paziente con insufficienza intestinale nella fase di cronicità, però purtroppo non è presente.